Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nell'episodio numero 83 se non sbaglio. Sì, ci siamo signori, ci avviciniamo sempre più all'episodio numero 100. Allora ragazzuoli, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno, io e il pupazzo di neve, e io ce la sto mettendo tutta, chiedo il vostro supporto, mi ero impappinato un attimo, chiedo il vostro supporto per raggiungere questo obiettivo, non è complicato, basta un clic sul tastino mi piace del video e poi anche sul tastino segui, e se volete condividere e lasciare anche tanti commenti, noi siamo tutti carini e accettiamo tutto, signori, qualsiasi, anche le critiche servono anche per crescere. Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Allora, l'avevo detto nel video di ieri, oggi abbelliremo giusto un pelo il nostro mondo senza esagerare più di tanto. Intanto dobbiamo un attimo liberarci di tutta sta cianfrusaglia di roba che abbiamo qui nell'inventario, che non so minimamente che cazzo da farmene. Bene, aspettate, i secchielli potremmo andarli a portare tutti là sotto. La sabbia, la terra ci serve di qua, questo di qua, il letto. Allora, il letto lo possiamo mettere di qua, e già mi sembra una cosa buona e giusta. Il piccone lo possiamo mettere di qua, che oggi non ci serve. Le cesoie, se non sbaglio, qua ce l'avevo, ne possiamo unire due. Sì, va bene, ok, ne uniamo due così le ripariamo e facciamo una nuova e risparmiamo spazio. La barca e la sabbia mi sa che non abbiamo dove metterla, perché la sabbia la posso mettere qui? No. La barca la posso mettere qui? No, ce la dobbiamo tenere sul groppone, e guarda caso la metteremo in questa cassa di qua. Stiamo nuovamente iniziando a riempire le casse qua sotto? Sì, palesemente sì. Allora signori, intanto andiamo a posare questi blocchi, questi secchielli, anzi ne riempiamo altri due con la lava. Ok, così qui svuotiamo. Non c'è la lava qui? Sono diventato... Ho problemi di vista, signori. Pensavo di aver visto la lava. Pensavo fossero tutte e due piene di lava. E invece no, va bene. Si può sbagliare. Non è che per forza siamo tutti precisi, bravi e non so che altro cazzo dire. Bene, comunque, signori. Allora, nel video di oggi cosa facciamo? Allora, andremo a mettere due funghi enormi in quella zona di là, così andremo a dare colore lì, che ci sta, i funghi rossi, e andremo a piazzare anche, scusate mi sono un attimino intoppato, le bacche dolci, dobbiamo fare anche una cassa. C'ho del legno qui per caso, buttato così a caso? No, non c'ho del, però c'ho già una cassa, e questo già è una cosa interessante, dobbiamo semplicemente fare un'altra cassa con il legno che andiamo a prendere da qui. Ok, se non sbaglio avevamo questo qua a disposizione. Perfetto, facciamo così. Direi, ma perché devi fare la cassa? Signori, perché dobbiamo anche andare a sistemare le nostre amiche pecorelle, che diciamo sono carine, sono gentili, ma non hanno una cassa che contiene tutta la loro lana. È vero che abbiamo il magazzino là sopra, ma vuoi mettere che io devo farmi ogni volta 8000 piani per salire là? Ma anche no. Quindi andiamo a mettere una bellissima... Ho dimenticato le cesoie. Recuperiamo le cesoie che abbiamo appena riparato. Ok, e così mettiamo una cassa intanto lì, così intanto la raccolta inizia da lì. Poi un giorno porteremo anche la lana praticamente da quel lato di là del... Dove cazzo la mettiamo? La mettiamo qua proprio brutta? Sì, la mettiamo qua proprio brutta. Signore, è arrivato il vostro momento. Io vi toso, così voi... Tanto un poco di erba ce l'avete. Ok, per ora ne lasciamo sempre due, signori, perché è inutile farne tre, poi rischiamo che diventano troppe e non... Tanto non penso che utilizzeremo mai tutti questi colori. Penso decisamente no, però è sempre meglio averceli che non averceli, giusto? Quindi intanto andiamo a mettere tutta quanta questa bellissima lana qui in questa bellissima cassa. Ok, tanto sparagliela tutta così, poi un giorno la sistemeremo, signore. Un giorno, non si sa quando, ma un giorno lo faremo. Dopodiché andiamo a dormire e poi vediamo da qualche parte dovrei avere sia i funghi. Voglio mettere due fungoni rossi, signori, ma devo trovare dove sono, cazzo, perché non mi ricordo dove dovremmo averceli. Non penso di averli eliminati tutti buttandoli nell'infinito. Qui per esempio ne abbiamo così
Domando per un amico, neanche per il cazzo. E va bene, quindi andiamo a recuperare due bellissimi funghi che dovrei avere. Spero di avere la pioggia. Cioè, ho dormito 30 secondi fa, mi fa la pioggia adesso. Non me la potevi fare prima così andavo a dormire e passava la pioggia? No, me l'hai fatta in maniera antipatica adesso. Va bene, allora, dove possono essere i funghi? Che cazzo ne so io dove possono essere i funghi? Qui sicuramente no, qui. Funghi per noi qui? No. Palle di neve? No. E non ho dove cazzo. Come? Funghi? Niente. Qui ci stanno solo le pietre. Qua no. Signori, non abbiamo funghi. Ma che cazzo la sta parlando? Veramente non c'ho funghi? No, ma come? Ma io tutto il video gasato, dobbiamo fare così con i funghi e non c'ho funghi. Beh, c'ho i fiorellini gialli, mi servono qualcosa per i fiorellini gialli? No, mucca, levati perché il nervosismo sta salendo. Allora, signori, nessun problema, sono questi i problemi della vita? No, non sono questi i problemi della vita. Intanto andiamo a sistemare le nostre bellissime bacche che non mangeremo mai, perché non le utilizzeremo mai, signori. Però le utilizziamo per far colore, diciamo che sappiamo che in questa direzione di qui, però di lì c'è il coso, quindi non lo possiamo fare. Quindi diciamo che in questa direzione di qui, sì, andiamo a fare, perché ho notato che ci stiamo allargando sempre di più verso destra, ma non in lunghezza. E questa cosa mi dispiace. Allora, facciamo un piccolo quadrato del quale non potremo completare assolutamente niente, perché mi sto rendendo conto che ho finito malamente tutto il legno. Bene. Allora, l'obiettivo è fare una sorta di scacchiera, signori. L'obiettivo è fare una sorta di scacchiera, anche perché se le bacche poi tu ci passi di sopra, prendi danno, quindi diciamo che non conviene. 8 mi bastano secondo voi? Ma non so neanche io che cosa sto facendo. Allora, dobbiamo fare uno qui, poi qui della terra, ok, qui del legno, 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 terra. Ok, poi dovremmo fare terra, terra e terra. No, lì, terra qui. E quindi il legno mi serve uno di qua e uno di qua. Direi che la scacchiera per le bacche basta e avanza, signori. Intanto non le utilizzeremo mai, quindi va bene così. Questo che legno è? Assi di abete. Ho degli altri assi di abete da poter recuperare? In modo tale che chiudiamo la zona di lì. Forse sì, forse no. Poi devo dirvi anche un'altra cosa, signori. Allora, intanto domani, in teoria, nell'episodio di domani, penso giungla, abete, perfetto. Penso nell'episodio di domani, signori, visto che non riesco a trovare Enderman, non me ne spawnano più, e domani andremo in miniera. Oh no, 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 non in miniera, perché trovare loro in miniera all'altezza a cui siamo noi è quasi impossibile. Penso che partiremo all'avventura, cercheremo una bella grotta da esplorare, signori miei, una bella grotta da esplorare e ci daremo alla ricerca dell'oro. Perché? Perché forse è l'unica maniera che abbiamo per ottenere il nostro Enderpearl. È vero che negli scorsi video non abbiamo portato a casa l'obiettivo, perché i piglin non ci hanno scambiato. No, per uno, ma sei stronzo. Ma per e io ti metto questo, vaffanculo. Ecco, bello così, brutto, brutto ci piace, brutto. Allora, mi dai questo e me le pianti così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Perfetto. E direi che anche la nostra zona bacche ce l'abbiamo, signori. Ora sicuramente io già mi spinerò come un cretino. Ah, non abbiamo nemmeno torce. Ottimo, io volevo mettere torce senza avercele. Ok. Facciamo rapidamente un tot di torce, così ne piazziamo una qui, bella bellina, e una qui, bella carina. Una anche qui all'incrocio? No, lì già c'è, quindi direi che va bene. Dove la mettiamo però le casse? Lì però c'è, che cazzo, allora, dobbiamo fare le cose uguali. Dove la mettiamo la cassa per, se io riuscissi a rompere questo e a recuperarlo? L'ho recuperato? Sì, sono un pro, signori. Mettiamo la nostra cassa, la mettiamo qui. Qua ci mettiamo le bacche, ok, e questo blocco di qui che abbiamo recuperato in maniera furtiva è... No!
Ma io perché? Cosa me ne fregava a me di recuperare quel blocco? Dico, ma perché? Dobbiamo anche mettere tutti i colori, tutte le liane qua sotto, signori. In un altro video dobbiamo fare anche questo. Dai, tanto da qua al video 100 ce n'è ancora di idee da poter sfruttare. Dobbiamo portare maiali, dobbiamo fare un sacco di cose ancora, signori. Allora, cosa stavo dicendo? Che mi sono perso. Che sì, domani partiremo all'avventura, signori, alla ricerca di qualche bella grotta. E per portarci a casa un bel po' di oro, perché siamo senza oro, signori. È l'unica maniera. Ai, ai, ai! L'unica maniera carina e coccolosa per cercare l'Enderpearl, vista la situazione, è quella praticamente di. Come lo fai questo circuito di terra? Dici, ma che ti serve? Niente, però diamo del colore a questa zona di qua. Facciamo tutto un giro di terra, tanto però la terra ce l'abbiamo, sì, perfetto. Così abbiamo allungato e qui possiamo passare tranquillamente per raggiungere questa zona di qua. Qua cosa ci facciamo? Non lo so, non lo so. Detto questo, signori, allora io faccio un rapido taglio perché non abbiamo funghi rossi, quindi devo andare un attimino a recuperare funghi rossi, a recuperare il bone meal e andremo a fare anche la zona dei nostri, andremo a far spawnare anche i nostri funghi, a meno che non ce li ho qua, no, però qui abbiamo il bone meal, ok. Ok, signori, abbiamo recuperato i nostri due funghetti. Ho recuperato anche un poco di terra perché eravamo un attimino a corto di terra. Perché giustamente i funghi spawnano sulla terra, quindi a noi ci serve fondamentalmente la terra, se no, non da cazzo le facciamo spawnare da nessuna parte. Quindi torniamo qui, vediamo se per caso mi fa dormire perché sta pioggia ha rotto palesemente le scatole. No, non mi fa dormire. E recuperiamo un pochino di legno, qua abbiamo tanto abbondante, la betulla. Mi piace l'idea della betulla, trasformiamo un po' di betulla. Ma sì, penso che 32 blocchi mi dovrebbero bastare, ma comunque ce lo portiamo dietro. Tra l'altro abbiamo anche altri 10 qua belli, pronti e carichi. Cosa andiamo a fare? Io direi di andarla a fare ad altezza normale, signori, senza se, senza ma. Sì, la facciamo all'altezza normale questa, perché sennò. Non ha senso, faremo questo rialzo lì che non ha il minimo senso. Quindi facciamo tutto, ecco, quello non doveva succedere. Un giro, ora quanto prende un fungo di spazio? Non ne ho la più pallida idea. Noi portiamoci un pochino avanti così. Direi di tu levati, ok. Qui poi qualcosa studieremo, signori. Qua purtroppo perdiamo le liane e mi sa di sì. Mi sa di sì, mi sa che se faccio così perdo la liana. E infatti, e vabbè, la metteremo poi a fianco, signori. Allora, io direi di fare almeno mettendo 1, 2, 3. Quindi potremmo mettere il primo fungo qua. No, non mi piace. Facciamone altri due così e mettiamo il primo fungo. Facciamo. No, mi serve tutto. Non mi serve la carne. Ecco cos'è che non mi serve. Ok. Perfetto, diciamo che il primo fungo lo mettiamo a 1, 2, 3, così, perfetto. Poi ne calcoliamo altri 3 a prescindere, quindi 1, 2 e 3 e chiudiamo con questo. E poi ne mettiamo altri 3, 1, 2 e 3, qui mettiamo la terra, signori, c'ho il mouse che si fa i fatti suoi. Mettiamo 1, 2 e 3. È giusto? Quindi qua io ho uno spazio di 2, il funghetto e uno spazio di 2, perfetto. Andiamo a chiudere questa zona di qua. Quindi siamo andati anche oltre con questi due, quindi questi due li possiamo levare. Sì, è venuto giù il diluvio universale, signori, perfetto. Mettiamo intanto i nostri due funghetti. Perché non me lo fa mettere? Perché non mi fa mettere il funghetto? Scusate, intanto andiamo a dormire che questa pioggia mi sta veramente rompendo le scatole in maniera assurda. Perché non mi fa piantare il funghetto rosso? Deve essere un blocco di erba verde? Risolviamo subito il problema se quello è il tuo problema, funghetto rosso. Scusatemi, non ho capito perché non mi fa piantare il funghetto rosso. Scusatemi. Qui me lo fa mettere? No, non me lo fa mettere nemmeno. Perché non mi fa piantare i funghetti? C'è qualcosa che non conosco. C'è qualcosa che mi sfugge e non capisco il motivo. Scusatemi, qui i funghi stanno a crescere. Dove lo voglio mettere io? No. Qui cresce? No, qui non cresce nemmeno. Ma non ci rompere le scatole, tu, porca miseria di un. Qui cresce? No.
Oh mio Dio, c'è pure un piccignaccolo che mi sta inseguendo. E mi ha pure dato fuoco il bastardo. Oh, allora, calma un po'. Ok. Scusatemi, io qua avevo visto anche dei funghi. Ecco, dei funghi grigi. Se io piglio un fungo grigio. Scusate l'ignoranza. Se io piglio un fungo grigio e ti dico, fungo grigio, ti voglio piantare qui. Non me lo fai piantare nemmeno. Aia! Dove sei, brutto bastardo? Mi colpisce alle spalle e non ti fai vedere. Ai ai. Bastardo che non sei altro. Così impari. Signori, piccolo problema tecnico-tattico. Perché non riesco. Perché devono essere all'ombra, è vero. Me l'ero completamente dimenticato di questa cosa, signori. I funghetti devono essere all'ombra per nascere. E sti gran cavoli, e sti gran cavoli, io come ci faccio l'ombra? Lo sapete come faccio l'ombra? Salutandovi per questo video, signori. Ebbene sì, signori, per questo video noi ci fermiamo qui. Perché domenica e non voglio rompervi le scatole più di tanto. Abbiamo visto, ho avuto un piccolo imprevisto con i funghetti, ma che risolveremo nel prossimo video in qualche maniera. Non so come, ma risolveremo. Te magnati a bistecca. Un'altra cosa che vi volevo dire, non so chi sarà arrivato a questo punto del video, volevo signori anche migliorare la zona del nostro portale al Nether, quella zona di lì, però ho visto che dalla mappa sembra un occhio. Allora lo ripeterò domani nel video di domani, quindi quasi quasi non lo cambio io questa zona di lì, perché andando a migliorare perdiamo questo effetto di occhio che ti guarda dal cielo. Ma detto questo, signori, io per questo video vi fermo qui. Risolveremo il discorso dei funghi in qualche maniera, ma non è un problema, signori, non è un problema. Detto questo, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale in un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!